Ciao a tutti ragazzi, oggi vi faccio vedere il Black Carrier della Direct Action Spitfire MK2. Un prodotto che io personalmente amo tantissimo perché è altamente scalabile, è ultra moderno come concezione, può funzionare da plate carrier a basso profilo, ha un loadout più pesante per le attività CQB. Innanzitutto vi mostro come si presenta. Questo è il prodotto base, ha un costo medio che sta leggermente sotto le 200 euro. Viene venduto senza accessori, quindi rispetto alla vecchia versione lo Spitfire tradizionale, dove già veniva fornito di qualche accessorio in più, che poteva diventare però inutile nel momento in cui si voleva fare una configurazione personalizzata. In questo caso invece ci viene dato in versione base, quindi ci permette di risparmiare una sessantina di euro in fase d'acquisto, ed è poi possibile personalizzarlo con gli accessori che ci vanno in realtà realmente a servire. Ora lo apriamo insieme e andiamo a scoprire i dettagli di questo fantastico prodotto Direct Action. Eccolo qua, questo è come si arriva, quindi abbiamo delle cammerbound laterali slime, lisce, a basso profilo, non ci viene dato più alcun pannello frontale, quindi poi dovremo andare ad applicare noi diversi accessori per poter trasportare i nostri magazzini. Viene fornito con il pannello posteriore vuoto, abbiamo le zip dove possiamo andare a agganciare i vari pannelli che produce sempre Direct Action. È un sistema compatibile con Cry Precision, quindi potete applicarci anche tutto ciò che è sotto specifica Cry Precision. Abbiamo comunque del velcro dove possiamo andare ad attaccare eventuali patch nel caso decidiamo di tenerlo a basso profilo e quindi non vogliamo applicarci pannelli posteriori. Abbiamo la possibilità di andare ad applicare anche all'interno dei rinforzi per aumentare il comfort sullo schienale. Di base abbiamo una zip sul chest dove possiamo inserire documenti o comunque un piccolo admin molto veloce. Si apre con l'apertura tradizionale a velcro. Abbiamo la caratteristica di poter inserire all'interno sia piastre M, quindi misura tradizionale, che le versioni mini, quelle più piccole, perché abbiamo la possibilità di andare a regolare la zona di ingresso. Abbiamo i passanti per i vari sistemi idrici o di comunicazione, sia sopra gli spallacci che laterali. Gli stessi passanti proseguono fino alla parte inferiore del chest e sul pannello posteriore. Maniglione di sicurezza. Come dicevamo prima, quando acquistate il vostro Plate Carrier Spitfire MK2 di Direct Action vi verrà fornito senza accessori, quindi dovete poi andarlo a customizzare con gli accessori che più vi aggradano, soprattutto che vi servono. Ora vi faccio vedere solamente alcune delle possibilità che Direct Action ci offre. Un prodotto molto carino se si vuole creare un Plate Carrier a profilo basso potrebbe essere il pannellino porta caricatori che qui vedete. In questo caso abbiamo la possibilità di inserire all'interno tre caricatori DHK o M4, in base alle vostre esigenze. Verrà applicato direttamente sul plate carrier tramite il sistema Mayflower che vi permette di inserire le cinghiettine clips. E in più abbiamo anche il supporto a velcro, rendendo così tutt'uno con il vostro plate. Questa versione in realtà inizia ad essere un pochino antiquata, è ancora sul commercio, ma arriverà a breve la versione nuova, totalmente flat sulla parte frontale, dove quindi non saranno più presenti gli innesti MOL per rendere ancora questo sistema per renderlo ancora più a basso profilo. Rimangono sempre presenti le molle d'ancoraggio. Questa qua onestamente è una soluzione molto interessante se si vuole creare un plate a basso profilo, comunque avendo i nostri tre magazzini sulla parte frontale del chest. Lo stesso discorso vale per i pannelli posteriori,
dove possiamo scegliere tra diversi pannelli, possiamo lasciarlo ovviamente libero. È già disponibile un pannello che purtroppo oggi non vi posso far vedere, ma dove vi dà la possibilità semplicemente di inserire la sacca idrica, e in più vi fornisce lo schienale moto. In questo modo avrete la possibilità di agganciarci e personalizzarlo come meglio preferite. Oggi qui abbiamo invece una sacca media. In questo pannello abbiamo due tasche dove possiamo andarci a riempirle con il livello 3 che più ci aggrada, quindi possiamo inserire quello che più ci sembra opportuno in base per il nostro utilizzo. Abbiamo la possibilità di inserire anche qui una sacca idrica e si monta velocemente sul nostro schienale, quindi ci dà la versatilità di poterlo montare e smontare in maniera abbastanza confortevole. Ora vi faccio vedere anche com'è il sistema di montaggio. Praticamente si inseriscono le due asole dentro il sistema MOL e poi con le due zip andiamo a chiuderlo. Lo stesso vale per il sistema laterale, dove abbiamo diverse possibilità. Di base ci viene fornito quello più minimale, perfetto se si vuole creare un low profile, ma si ha anche la possibilità di inserire delle camerbell più complete, più abbondanti. Troviamo diverse specifiche, alcune troverete a piedi pagina come offerte. Oggi invece vogliamo vedere quella più moderna, più interessante, quindi la camerbell più grande, dove ci presenta la possibilità di agganciare tasche tramite il sistema MOL. Inoltre possiamo inserirci delle piastre laterali, quindi abbiamo la possibilità tramite un accessorio di inserirci le piastre balistiche laterali, e soprattutto abbiamo l'innovativo sgancio FAST per poter sganciare il nostro plate carrier in maniera più agile in caso di emergenza. Questi sono accessori che vanno comprati ovviamente a parte e si possono montare in maniera sempre agile sul nostro plate carrier. In pratica, per farla breve, con questo tipo di vest possiamo avere una scalabilità molto importante, quindi possiamo andare a creare un plate minimale a basso profilo dove teniamo solo le cose essenziali per attività di breve durata e dove si richiede invece tanta manovrabilità, ma abbiamo anche la possibilità di creare un loadout più pesante per operazioni più lunghe dove abbiamo la necessità di portarci dietro più attrezzature. Un esempio è questo che vedete qui. In questo caso abbiamo applicato un loadout estremamente più pesante, abbiamo scelto dei portacaricatori doppi dove è possibile inserire fino a due caricatori per tasca. Abbiamo inserito un admin sempre prodotto da Direct Action, un marsupio che si integra perfettamente sia con lo Spitfire tradizionale che con l'MK2, in modo da avere la possibilità di tenere l'attrezzatura più indispensabile direttamente sul portale per avere un accesso più rapido e più agile che serve. Possiamo inserire sulla zona laterale vari portagranate piuttosto che portafumogeni in base alle nostre necessità, e sul posteriore, in questo caso abbiamo messo il più grande dei sistemi di trasporto di terzo livello, di terza linea, che produce Direct Action. In questo caso è un mini zainetto che è possibile sia trasportarlo come agganciato sul plate, che montandoci le cinghie che vengono fornite di serie è possibile anche utilizzarlo come zaino. Questo tipo di loadout abbiamo scelto un carico più pesante. La cosa interessante di tutto questo sistema è che queste configurazioni si possono fare in maniera estremamente veloce, estremamente agile, anche sul campo, per customizzare al meglio il nostro loadout. Facendo delle considerazioni finali, secondo noi questo prodotto è un prodotto molto eccellente, perché è un prodotto di concezione moderna, altamente tecnologico, con dei materiali moderni, leggeri, tagliati a laser, con delle cordure di ultima generazione, un prodotto in linea con le concorrenze made in USA, ma a un prezzo più abbordabile. Ottima configurabilità, ottima resistenza, e un plate carrier perfetto per le opzioni CQB a corto raggio, quindi tutto ciò che ci richiede di avere una protezione balistica, ma di non andare
a limitare in maniera eccessiva la mobilità dell'operatore. Vi ringraziamo per averci seguito, per altre informazioni restate sintonizzati.